Ciao e bentornato sul mio canale. Dopo tanto tempo riprendo a fare i video sulle funzioni di Excel. Oggi inizio una nuova playlist dedicata alle funzioni finanziarie. In questi primi video ti andrò a raccontare le funzioni che riguardano l'ammortamento. Nella cella di 8 vado a inserire la funzione di oggi che si chiama Ammort e la trovi ovviamente nella categoria finanziarie. È proprio la prima. Prima di vedere gli argomenti di questa funzione, voglio andare nella guida in linea e leggerti un po' cosa c'è dentro. La funzione Ammort restituisce l'ammortamento di un bene per un periodo specificato utilizzando il metodo a doppie quote proporzionali ai valori residui o a un altro metodo specificato. Ecco, tutte queste funzioni che riguardano l'ammortamento dipendono molto dalle caratteristiche della tipologia di ammortamento. Essendocene tanto, il consiglio che ti do è di utilizzare proprio la guida in linea se non ti ricordi le varie specifiche. Qui sotto trovi altre osservazioni, per esempio come viene calcolato questo ammortamento, e poi se mai non ti ricordassi gli argomenti, ovviamente qua trovi la spiegazione, che è quella che ti vado a fare io in questo momento. Allora, prima di tutto devi inserire il costo del bene che hai comprato ad un prezzo e che vuoi ammortizzare. In questo caso vado a selezionare il riferimento di cella C2 e attento perché blocco con il dollaro la riga 2, in quanto successivamente farò dei copia e incolla. Per quanto riguarda il valore residuo, è quell'importo che ti ritroverai alla fine dell'ammortamento, un po' come se volessi vendere ad un certo punto il tuo bene che varrà 300 euro. Sta nella cella C3 e anche qua la vado a bloccare con il dollaro prima del numero, cioè blocco la riga 3. Per quanto riguarda la vita utile, dobbiamo aprire una parentesi. Questo è il periodo per il quale vuoi ammortizzare il tuo bene. Può essere espresso in anni, perché per esempio vuoi ammortizzarlo in 10 anni, oppure può essere espresso in mesi, e quindi da 10 anni diventerebbe 120 mesi, oppure in giorni, 3650 giorni. Io in C4 ho messo gli anni e poi vado a bloccare anche qua la riga. Per quanto riguarda invece il periodo, andiamo a mettere una cella dinamica. Cioè, inizialmente inseriamo C8, il primo periodo, ma poi copiando e incollando sotto metteremo anche gli altri periodi. Se la vita utile è di 10 e si riferisce a 10 anni, il primo periodo significherà il primo anno. Ecco perché ho messo 10 valori. Così vado a coprire 10 anni. Il fattore è un argomento che può essere anche omesso. Infatti, di default, viene considerato uguale a 2, che rappresenta il metodo di ammortamento a doppie quote proporzionali a valori residui, come vedi qua in basso. Gli diamo fine, questo è il risultato, faccio un copia e incolla e il risultato è che ti dà l'ammortamento per ogni anno fino ad arrivare ad una quota totale di 2100, di modo che tu abbia un valore residuo di 300 euro. Stai attento però che non è sempre così, potrebbe succedere che l'ammortamento superi questo 2100 e quindi un valore residuo sia inferiore. Queste cifre variano a seconda delle informazioni che metti qua e della tipologia di ammortamento che andrai ad utilizzare. Però, in linea di massima, questo è un prospetto attendibile che ti ammortizza un bene per 10 anni in base ai tuoi dati di partenza. Io mi fermo qui e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!